benvenuti. La puntata di oggi illustra una delle poche leggi che è possibile ricavare dallo studio della storia. Sapete che per molto tempo si è pensato che la storia potesse essere una scienza esatta e che fosse possibile definire esattamente le sue leggi. Oggi non ci crediamo più. La storia è una cosa caotica, come la vita umana, piena di imprevisti e di casualità. Però a forza di studiarla si finisce per individuare qualcosa che assomiglia a una legge. E ce n'è una, appunto, di cui io sono abbastanza sicuro. Non bisogna invadere la Russia. Il documentario di oggi è un documentario francese, la prima di due puntate, che illustra appunto uno dei molti esempi di questa legge storica, la campagna di Russia di Napoleone. A dire il vero non si capisce bene perché Napoleone nel 1812 ha dovuto invadere la Russia. Lui e lo zar si spartivano l'Europa. Avrebbero potuto benissimo continuare così. E invece no. Viene da pensare che anche qui sotto sotto ci sia una specie di legge storica, che formulerei così. Due imperi non possono mai coesistere. Prima o poi uno cerca di divorare l'altro. Notate, parlo di imperi, non di regni, sono due cose molto diverse. Un regno è uno stato nazionale. Un impero, invece, vuol dominare il mondo. Come il prototipo di tutti gli imperi, l'impero romano. Certo, fra Roma e Napoleone ne è passata di acqua sotto i ponti. Però attenzione, perché Napoleone si considerava comunque, come dire, il successore degli imperatori del Sacro Romano Impero. Basta pensare al titolo che ha escogitato per suo figlio, il Re di Roma. Che all'altro capo d'Europa c'era un altro imperatore che si considerava il successore degli imperatori romani, lo zar. Dopo che Costantinopoli, la seconda Roma, era caduta in potere dei turchi, Mosca era stata proclamata la terza Roma. E come disse Ivan il Terribile, due Rome sono cadute, ma la terza, Mosca, sta. E una quarta non ci sarà. Solo che invece Napoleone la quarta Roma la voleva fare, a Parigi. Non per niente, per la sua incoronazione in Notre Dame, ha fatto venire a Parigi il Papa, più chiaro di così. E dunque queste due Rome, per forza, a un certo punto, dovevano prendersi alla gola. Aveva ragione Tolstoi, che in Guerra e Pace insiste a dire che Napoleone credeva di comandare, ma in realtà non comandava lui. Era trascinato da forze molto più grandi di lui. Buona visione. La pace regna nella maggior parte dell'Europa, ma in Francia hanno luogo inquietanti preparativi militari. Si arruolano migliaia di soldati, si ricostituiscono i corpi d'armata. Eppure l'imperatore Napoleone I proclama di non volere una nuova guerra. Nel 1811 Napoleone domina l'Europa dal Mediterraneo al fiume Niemen. Per opporsi agli inglesi, conta sull'appoggio dei russi. Dopo la vittoria sullo zar Alessandro I a Friedland nel 1807 e dopo il trattato di Tilsit, la Francia e la Russia sono ufficialmente alleate. Ma Alessandro rimprovera a Napoleone la sua politica espansionista. E malgrado gli accordi, lo zar autorizza l'accesso delle navi commerciali britanniche ai suoi porti. Per Napoleone, la Russia si comporta come una nemica della Francia. Armand de Caulaincourt è stato ambasciatore di Francia a San Pietroburgo per 4 anni.
e conosce bene la Russia. Mi è stato detto che vi rimpiangono molto a Pietroburgo e che sarebbe stato organizzato un banchetto in vostro onore. Siete diventato russo, Kolenkor? Sire, chiedo da 2 anni di tornare a Parigi. 2 anni, sì. Di cui spero abbiate approfittato per conoscere meglio il vostro amico Alessandro. Allora, perché rifiuta di chiudere le porte agli inglesi? Non si può definire una dichiarazione... Ah, 4 anni fa, quando abbiamo firmato la pace a Tilsit, mi ha detto... Detesto gli inglesi quanto voi. E io gli ho risposto... Allora la pace è fatta. Ma non ha mantenuto la parola. Siete stato voi a invadere la Germania. Sostenete i polacchi. Ammassate le truppe alle frontiere durante la pace. In passato, Kolenkor è stato il suo aiutante di campo. Ha saputo ottenere la sua fiducia e la sua benevolenza. Ma nonostante la sua ammirazione per Napoleone, non si lascia ingannare. Ha capito il gioco del sovrano e ha paura per la Francia. Niente può giustificare una campagna così lontana. Ci sono stati già troppi morti in battaglia. Ah, Kolenkor. Non capite niente di affari. La Russia è enorme. Il clima ostile. Vi lasceranno avanzare sfinendovi con marce forzate. Rifiuteranno la battaglia. Aspetteranno l'inverno. Non avete più fiducia in me? Kolenkor, non vi preoccupate. Considerate la guerra di Russia come la guerra del buon senso. La guerra. La parola è stata pronunciata. Nei mesi seguenti, Napoleone continuerà a radunare le sue armate provenienti da ogni parte d'Europa lungo le frontiere dell'Impero Russo. Per quanto lo riguarda, lo zar Alessandro sa che lo scontro è inevitabile. Esita a lungo fra 2 strategie. Andare incontro ai francesi o attirarli verso Mosca. Per evitare le spie francesi, questo piano deve rimanere segreto per la maggior parte dello Stato Maggiore e per il popolo russo. Napoleone continua a ignorare gli appelli alla prudenza. Come nota Kolenkor, si lascia di nuovo trascinare dalla fatalità ineluttabile alla quale non sa opporsi. Primo giorno della campagna, circa 500.000 di uomini. Nelle colonne si parla francese, ma anche italiano, tedesco, polacco, portoghese, spagnolo. È l'esercito delle 20 nazioni. Il primo impero in marcia verso il suo destino. Napoleone vuole una guerra lampo, una dimostrazione di forza che, secondo lui, basterà a far tornare lo zar alla ragione. Vuole realizzare il suo sogno, fare di tutti i popoli d'Europa un solo popolo. Gli è stato promesso che torneranno presto in patria, ma al di là del fiume Niemen, che segna il confine della Polonia con l'Impero Russo, c'è l'ignoto. Prima di tutto va detto che la Grande Armée è enorme. È l'esercito più grande mai visto nella storia d'Europa. La particolarità della Grande Armée di Napoleone è che comprende un numero molto alto di civili. Certi ufficiali o addirittura dei sottufficiali si portano appresso mogli, a volte bambini, amanti. Perciò a volte quell'esercito ha un aspetto un po' eterogeneo. Qualcuno segue Napoleone dalla campagna d'Egitto. Sono i Grognard, i soldati della vecchia guardia dell'imperatore, la base della Grande Armée. Seguono quest'uomo che per loro è un genio. Napoleone si stupisce e si preoccupa di non aver incontrato alcuna resistenza durante il passaggio del Niemen. Dov'è l'esercito russo? Ma in una lettera a sua moglie, l'imperatrice, non lascia trasparire nulla. Cara amica, non si è verificato niente di importante. Sto bene, ma il caldo è eccessivo. È l'Inghilterra che impedisce a Napoleone di instaurare la supremazia francese in Europa. Perciò vuole metterla in ginocchio e costringerla alla pace. Nel 1807 ha creato un'alleanza con la Russia, ma è un'alleanza tra il forte e il debole che costringe la Russia a dichiarare guerra all'Inghilterra e a cessare ogni tipo di commercio con gli inglesi. I russi non possono rispettare questa parte dell'accordo, perché il commercio con l'Inghilterra è vitale per la loro economia. Poi c'è un altro elemento, ancora più ideologico, e cioè
cioè che portando la guerra in Russia, la civiltà europea si oppone alla barbarie asiatica. L'opinione dei russi era che Napoleone voleva conquistare la Russia. Napoleone vuole vincere rapidamente la guerra. Pensa di sconfiggere l'esercito russo entro 2 mesi e di costringere Alessandro a firmare la pace alle sue condizioni. Ma non vuole distruggere l'impero russo e non vuole deporre Alessandro dal trono. Vuole una guerra limitata. Per Alessandro il nemico da battere è Napoleone, non la Francia, di cui ammira profondamente la cultura e la storia, tanto che ama esprimersi in francese oltre che in russo. Sire, stamattina la Grande Armée ha superato il Yemen. Senza dichiarazione di guerra? Impossibile. 2 giorni fa il nuovo ambasciatore di Francia ha inviato una nota in cui annunciava che la sua missione era finita. 2 giorni fa. Perché non ne sono stato informato? Beh, non pensavamo che... Era quella la loro dichiarazione di guerra. Siamo pronti a combattere, sire. Non sono d'accordo, generale. Bonaparte ha come obiettivo una guerra breve, il cui esito sarà determinato da una di quelle vittorie che hanno fatto la sua gloria. Vorrebbe una nuova Austerlitz. Perché non privarlo di questo piacere? Rifiutando lo scontro. È un atteggiamento indegno. Lasciamo che si perda. E prendiamo tempo. Alessandro I è un uomo complicato. In un certo senso è un politico tenace, ma è al tempo stesso una persona molto sensibile. Chi non ha dei complessi di inferiorità nei confronti di Napoleone in quest'epoca? Alessandro si è cimentato al comando delle armate durante la campagna del 1805, finita con una catastrofe, la battaglia di Austerlitz. Perciò sa di non avere grandi doti militari e per la prima volta nella storia russa, nel 1812, accetta di non assumere personalmente il ruolo di comandante in capo del suo esercito. Quindi la sconfitta del 1805 ad Austerlitz aveva insegnato qualcosa ad Alessandro. Napoleone gli aveva abilmente lasciato credere che disponeva solo di 40.000 uomini, mentre erano il doppio. Incastrato, imbrogliato, umiliato, lo zar e il suo alleato austriaco avevano lasciato 16.000 morti sul campo di battaglia. Era stata la prima di una lunga serie di trionfi per la Grande Armée fino al suo ingresso in Russia 7 anni dopo. Per far pressione su Alessandro, le spie francesi fanno circolare dei manifesti per disorientare gli abitanti dei villaggi russi. Imperator Napoleon не враг вам, примыкайте нему, и будет вам свобода и жизнь лучшая. 30 milioni di contadini in russo mujiki vivono come schiavi. La minima divergenza dagli ordini della nobiltà è crudelmente repressa. Sognano sicuramente la libertà. Promettendo di abolire la servitù, Napoleone potrebbe conquistare il loro appoggio. Ma nonostante le sofferenze, sono attaccati alla terra russa, è il loro mondo. Non sanno niente di quei francesi che si avvicinano. All'inizio della campagna, quindi, per Napoleone, come per Alessandro, è ancora impossibile prevedere come si comporteranno i contadini. La Russia è solo un'immensa incertezza. Sul territorio russo non si era verificata un'invasione da ben 3 secoli, perciò il popolo russo ha percepito l'intrusione di Napoleone come un'invasione paragonabile a quella dei tartari, dei mongoli del passato, che avevano subito i loro antenati. Panfil Nazarov ha solo 20 anni, ma lo zar ha bisogno di soldati per combattere Napoleone, che viene presentato come l'anticristo.
e Panfil, giovane e scapolo, è designato d'ufficio dalla comunità. I giovani mujiki come lui vengono inseriti nell'esercito con l'accordo dei loro proprietari, che contribuiscono in questo modo alla difesa della Santa Madre Russia. Да пребудет с тобой Господь Бог, Памфил. Я буду молиться за тебя каждый день. Questi giovani, arruolati per un periodo di 25 anni, alla fine verranno considerati uomini liberi, sempre che riescano a sopravvivere. Panfil farà il difficile apprendistato della vita da soldato e presto sarà pronto ad affrontare la Grande Armée. Nel momento in cui erano arruolati nell'esercito, i mujiki erano praticamente certi di non rivedere mai più le loro famiglie. La vita del soldato era molto dura. Il reggimento diventa la loro famiglia ed è un elemento fondamentale che spiega anche il coraggio con cui si combatte per il reggimento. È un sostituto della famiglia. È vero che i nobili russi avevano il terrore che Napoleone promettesse di abolire la servitù in Russia e che questo provocasse il caos. La Grande Armée avanza in direzione di Vilnius, ma il nemico è sfuggente e rifiuta lo scontro. La Guardia Imperiale di Napoleone individua finalmente una colonna russa. Primo confronto, primi corpo a corpo. Da entrambe le parti i soldati sono pronti a morire pur di non cedere un centimetro di terra. Crudele assaggio delle prossime battaglie. I francesi respingono facilmente gli assalitori, cosa che mantiene l'illusione. La capitolazione dello zar è solo questione di giorni. Il sergente Adrien François Bourgogne, granatiere Velite della Guardia Imperiale, ha partecipato a tutte le campagne di Napoleone fino al 1812. Per lui, in fin dei conti, questa lunga marcia è solo un'altra campagna. Sergente! Duval! Duval, amico mio! Come sei cresciuto! E quella ferita? Un graffio. Sono venuto a offrirvi la vostra parte. Un piccolo baule tolto a un generale russo e tutto quello che conteneva. Abbiamo depositato tutto nella carrozza di Florencia, la nostra vivandiera. Ci segue dalla Spagna. E l'ho presa sotto la mia protezione. Ma sono un uomo d'onore, non date retta ai pettegolezzi. Ma certo. Devi mangiare, Nino. Per resistere contro i russi. Altrimenti lo dico all'imperatore. Per una commovente coincidenza, nello stesso reggimento, Bourgogne ritrova 12 uomini di Condé-sur-Lescaut, la sua città natale, a 2000 chilometri di distanza. E lui? Che cos'è? Non ha sopportato la prova del fuoco. Al primo colpo di cannone è uscito dalla sua fila ed è tornato alla fine della battaglia. Il vino del generale russo non si rifiuta. Vedrai, ci si abitua. Si impara a gestire la paura, l'angoscia e il dolore. E voi avete paura? Come gli altri. Sono già stato ferito due volte. E capisco cosa significa dover lasciare la famiglia a causa di un sorteggio. Le marce forzate, le notti insonni nell'attesa della battaglia. La mia famiglia è povera, senza beni né terre, o mi sarei fatto sostituire. Lui è per questo che è qui. Un coscritto l'ha pagato perché prendesse il suo posto.
Io non ho ancora visto un soldo. E guardate queste suole, dovevano durare 3 anni. Cosa ci stiamo a fare qui? Lo sapete voi? Per chi combattiamo? Il sergente Bourgogne ha scelto di fare carriera nell'esercito. Per lui Napoleone è infallibile. Vieni, soldato. Certo, non immagina che fra poco 11 degli amici che ha appena ritrovato saranno morti. La Grande Armée si prepara a entrare a Vilnius, capitale della Lituania. Vilnius ha fatto parte del Regno di Polonia prima di essere annessa alla Russia. Ma lo zar ha abbandonato la città. Una bella soddisfazione per gli abitanti di Vilnius e i 30.000 soldati polacchi arruolati nella Grande Armée. Quando i francesi entrano a Vilnius per la prima volta, i polacchi, e in particolare la nobiltà polacca, li accolgono come dei liberatori, perché credono che Napoleone gli darà la libertà, anzi, che farà rinascere lo Stato polacco. Alessandro era qui qualche ora fa. Perché mi cede la città senza combattere? Vi avevo messo in guardia, Sire. Farà di tutto per privarvi di una grande battaglia. Il tempo è suo alleato. Vile. Si disonora agli occhi dei coraggiosi polacchi. Sire, il generale Balachov, ambasciatore di Sua Maestà Imperiale. Da Pietro il Grande nessuno era penetrato nelle vostre terre, generale. E mi avete lasciato conquistare una provincia senza combattere. Non vi vergognate, generale? Vi assicuro, Sire, che i russi combatteranno come leoni. L'imperatore esige il ritiro delle vostre truppe. Alessandro è un novellino nell'arte militare. Perché decide di assumere da solo il comando supremo? Potrebbe sorprendervi. Entro 2 mesi sarà costretto a chiedermi la pace. Resteremo qui qualche giorno per fare scorta di viveri, creare ospedali per curare malati e feriti, ristrutturare l'amministrazione lituana, Berthier, appoggiandoci all'elite locale. Bisogna formare un governo provvisorio e proclamarne l'autonomia. Ma Sire, resta evidente che gli sarà imposta la nostra tutela. Colincourt, non chiedo il vostro parere. Volete dichiararvi a favore dell'indipendenza della Lituania, dire che la Polonia esiste? Non bisogna mettere in pericolo la nostra alleanza con l'Austria. I polacchi dovranno pazientare. Così i vostri appelli al loro patriottismo resteranno lettera morta. Una parte della Polonia appartiene ancora all'Austria e Napoleone ha bisogno dei suoi alleati austriaci per sconfiggere la Russia. I russi non fuggono spontaneamente davanti ai francesi. Si tratta di una strategia decisa dagli stati maggiori già prima dell'entrata dei francesi in Russia. La ritirata dell'esercito russo deve evidentemente accompagnarsi a tutti i mezzi che portano a frenare l'avanzata dell'armata napoleonica. E fra tutti questi mezzi c'è ovviamente la politica della cosiddetta terra bruciata, che consiste nel distruggere tutte le scorte disponibili di cibo, ma anche di foraggio per gli animali e tutto il bestiame. All'inseguimento dell'inafferrabile armata russa, la Grande Armée lascia Vilnius a marce forzate dai 20 ai 40 km al giorno, sempre più lontano, sempre più a est. A causa delle piogge torrenziali, bisogna contorcersi a ogni passo per non lasciare gli stivali nel fango. Dato che i russi hanno bruciato mulini e magazzini, non c'è foraggio per la cavalleria. Si strappa la paglia marcia dai tetti delle case, ma è letale per i cavalli. Mancanza di pane, dissenteria, feriti che non si possono curare. Ben presto ci saranno diverse migliaia di predoni e di disertori. Già dalle prime settimane della campagna sono evidenti le prime disfunzioni. Non parlerei di carestia perché è eccessivo, ma comunque di problemi di rifornimento alimentare. Diverse decine di migliaia di uomini si mettono a rubare cibo. Vivono alle spalle dell'esercito, senza essere operativi sul piano militare. Per riportare l'ordine, per riportare la coesione nel suo esercito, Napoleone ha bisogno più che mai della grande battaglia, che aspetta con ansia da settimane. In lontananza, tanti puntini luminosi. I bivacchi dell'armata russa, l'armata dello zar. È il momento tanto atteso.
sono lì, così vicini, davanti ai suoi occhi. Napoleone sta per raggiungere l'obiettivo. La grande battaglia avrà luogo domani. Una vittoria degna di Austerlitz e questa guerra sarà finita. Il sergente Burgogne e i suoi uomini si preparano allo scontro. Puliscono le armi, controllano i fucili. Tagliano la biancheria per bendare le ferite, perché sul campo di battaglia bisogna curarsi da soli. Qualcuno scrive il suo testamento, le sue ultime volontà, anche se sogna di rivedere la moglie e i figli. Altri, apparentemente spensierati, cantano o dormono. Questa campagna è già costata a Napoleone, in termini di uomini, di cavalli e di materiali, l'equivalente di due battaglie perse. Bisogna vincere, e presto. Sire, venite a vedere. Arrivo, Coulincourt. Buongiorno, signori. Napoleone capisce di essere stato ingannato. Non ci sarà nessuna battaglia. I russi sono scomparsi senza lasciare traccia. Perciò bisogna rimettersi in marcia instancabilmente sulla strada di Smolensk. L'estate russa è torrida. Comincia a mancare l'acqua potabile. Certi battaglioni possono placare la sete solo con la birra. Ma si resiste. Si va avanti. Malgrado tutte le difficoltà iniziali della campagna, Napoleone ha comunque una strategia. È qui per fare la guerra. E ci sta riuscendo, dato che attraverso i movimenti delle sue truppe costringe gli eserciti russi a riunirsi intorno alla città di Smolensk. Le 6 di mattina, i primi colpi di cannone. Napoleone si aspetta di affrontare l'esercito dello zar, ma ci sono solo 20.000 soldati nemici. Hanno ricevuto l'ordine di difendere Smolensk a ogni costo. Dietro le fortificazioni la città è di legno e prende fuoco. Uomini, donne e bambini muoiono bruciati vivi o asfissiati. La città è perduta. Napoleone ha vinto, ma ostacolandolo, i difensori di Smolensk hanno permesso alla parte principale dell'esercito russo di sfuggirgli dirigendosi verso Mosca. Qualcuno paragonerà la tragedia di Smolensk a quella di Pompei. Un'eruzione del Vesuvio. Bello spettacolo, vero, signor grande scudiere? Orribile, sire. Ma ricordatevi queste parole. Il corpo di un nemico morto ha sempre un buon odore. Proverbio romano. Consentitemi di ritirarmi. Sono i russi che mantengono vivo l'incendio, mentre il loro esercito si dilegua. Sarebbe un atto d'onore del vostro amico Alessandro misurarsi almeno una volta con me. Dopodiché faremo facilmente la pace come due campioni che si riconciliano dopo un duello. La guerra è solo politica, Coulincourt. Non può esserci pace finché saremo da questa parte del Reno. Coulincourt, mi sembrate addolorato dal male che faccio al vostro amico. Lo zar non è mio amico. Sono più francese di altri che cercano solo di adularvi. Calmatevi, vi state rivolgendo all'imperatore. Perché dovrei tacere? È un onore aver provato a impedire questa guerra. Sire, assegnatemi un comando in Spagna, lasciatemi andare via. Siete troppo suscettibile, Coulincourt. Sapete che vi stimo. Che Alessandro si pronunci contro l'Inghilterra e sarà tutto finito. E nel frattempo? Se non vuole che mi faccia incoronare imperatore al Cremlino, dovrà pur cercare di fermarmi. Coulincourt scriverà: Napoleone credeva in una battaglia perché la desiderava e l'avrebbe vinta. Era convinto che Alessandro avrebbe chiesto ben presto la pace. La sua ebbrezza continuava e capivo che non si poteva più contare sulle buone ispirazioni che prima mi avevano reso così felice. Smolensk, una città definita magnifica all'epoca, sarà completamente distrutta da un incendio.
appiccato dai russi per seguire la politica della terra bruciata. A Smolensk avviene una specie di svolta, la prima svolta della guerra, nella misura in cui molti civili diventano vittime di guerra. Si ritiene che la guerra patriottica contro l'occupante francese sia cominciata proprio a partire dalla conquista di Smolensk. Napoleone, l'invasore, fa nominare a Smolensk un consiglio municipale composto da cittadini russi, costretti a obbedire dal terrore delle rappresaglie e retribuiti in valuta francese. Ordina loro di imporre alla popolazione un contributo in forma di grano, di bestiame e di foraggio. Questi pesanti prelievi esasperano l'odio contro l'occupante francese. Eppure i russi non capiscono perché Alessandro ceda così, senza resistere, le loro città e le loro campagne. Tutto questo dà luogo a una prima crisi di fiducia molto profonda tra lo zar e la popolazione, ma anche a una crisi di fiducia nell'esercito imperiale stesso. Lettera del generale russo Bagration al suo amico Yermolov. Mi vergogno di portare questa divisa, mi uccide. Ci hanno spostato come delle pedine e poi siamo rimasti là, a bocca aperta, a romperci le scatole lungo la frontiera. Mi disgusta talmente da farmi impazzire. Voglio scambiare la mia divisa con una blusa da contadino. A forza di ripiegare, i militari russi hanno l'impressione di comportarsi come dei vigliacchi. Il morale è a terra. La vostra armata, sire, conta un migliaio di ufficiali tedeschi. Questi stranieri che ordinano l'infame ritirata alle vostre truppe non ispirano più fiducia. È per questo che vi ho chiamato. Devo nominare un generalissimo che sappia riunire l'esercito e il popolo attorno a sé. Da questa nomina dipenderà l'esito della guerra. Propongo il generale Kutuzov. Kutuzov non era affatto apprezzato da Alessandro I. Innanzitutto perché la stessa faccia di Kutuzov gli ricordava lo smacco di Austerlitz. All'epoca Kutuzov aveva espresso un parere diverso, che purtroppo lo zar non aveva seguito. Secondo le fonti, al generale Kutuzov piace molto mangiare e gli piacciono anche le donne. Le denunce di generali indirizzate ad Alessandro I riferiscono che nel suo appartamento, come durante le campagne, ci siano delle ragazze vestite da cosacchi incaricate di scaldargli il letto. Alessandro I è decisamente puritano e anche da questo punto di vista c'è un'incompatibilità, potremmo dire, di stile tra i due uomini. Per guidare una guerra di liberazione, una guerra patriottica, serve un russo. Allora il generale Turmasov sarà perfetto. Kutuzov, sire, è il più anziano. I nostri migliori generali, Bagration, Bennigsen, accetteranno di obbedire ai suoi ordini. Lo sconfitto di Austerlitz. Comunque gode di grande popolarità nell'opinione pubblica. È stato eletto all'unanimità capo delle milizie di San Pietroburgo e di Mosca. La sua fama, le sue azioni in guerra parlano per lui e non ha più bisogno di dimostrare il suo coraggio. Il generale Barclay de Tolly conserverà il comando in capo della prima armata imperiale. E il generale Bagration, quello della seconda armata. Ma... Kutuzov sarà il nuovo generalissimo. Bonaparte mi disprezza. Dopo Austerlitz mi considera un pessimo generale. Va bene. Tuttavia sono le sue truppe ad essere demoralizzate e indisciplinate, non le mie. Approfittiamone. Va bene. Andiamo. In marcia. Appena nominato, Kutuzov esalta il patriottismo delle sue truppe. Compagni, scrive loro, fate il vostro dovere. Pensate ai sacrifici delle vostre città abbandonate alle fiamme e ai vostri figli che implorano la vostra protezione. Pensate al vostro imperatore Alessandro, che vi considera il nervo della sua forza. Mentre l'armata dello zar si riorganizza in modo decisivo, Napoleone esige dai suoi uomini che superino i loro limiti. Il riposo non è degno dei suoi soldati.
Folate di vento forte sollevano vortici di polvere ardente. È un vero supplizio. La rapidità delle marce fa perdere molti cavalli. E mentre infuria il tifo, la propaganda russa si rivolge ai più vulnerabili. Soldati francesi, vi costringono a marciare contro di noi. Vi dicono che combattete per la pace. Non dovete credere a queste perfide parole. Combattete per l'insaziabile ambizione di un padrone che non vuole affatto la pace e si prende gioco del sangue dei coraggiosi. Tornate in patria, siete ancora in tempo. Appelli alla diserzione, guerriglia. L'obiettivo è rendere fragile la Grande Armée per attaccarla più facilmente. In 2 mesi si è ridotta all'osso, perché oltre ai malati, agli uccisi, ai feriti, ai disertori, è stato necessario lasciare delle unità a tenere Vilnius e Smolensk. Eppure nulla blocca la loro avanzata. Cavalleria e fanteria sono sempre in movimento, giorno e notte, per raggiungere il nemico invisibile. Questa guerra sembra ogni giorno più assurda a Caulaincourt, che esclama: «Ci distruggiamo reciprocamente con l'unico risultato di guadagnare terreno». Ma a forza di guadagnare terreno, Mosca è solo a 3 giorni di marcia. Kutuzov, sotto pressione, è con le spalle al muro. Tenterà di bloccare Napoleone a Borodino, a 125 chilometri dalla città sacra. Il terreno scosceso, percorso da canaloni e coperto da alberi, rallenterà l'avanzata del nemico. Kutuzov dispone la sua linea di difesa sulla sponda meridionale del fiume Kolocha, bloccando la strada per Mosca. Erige 4 ridotte. La prima, la più grande, è la ridotta Rajewski. Poi ci sono le 2 ridotte di Bagration, più modeste, e l'ultima, la ridotta Shevardino, posta come un respingente frontale. Una ridotta è una fortificazione di terra eretta su un'altura dove vengono disposti i cannoni in batteria. In basso è difesa da una trincea piena di soldati. Dietro sono concentrate le truppe russe. Kutuzov ha disposto qui le sue forze in difesa. Si crede al riparo dietro il fiume, protetto dalle sue ridotte. In un primo momento prenderemo la ridotta di Shevardino e il villaggio di Borodino. Poi potremo schierare le nostre truppe per lo scontro finale. Le nostre armate a nord si frapporranno per impedire alle armate russe di circondarci. Tutto qui, signori. Napoleone dispone di 140.000 uomini contro i 110.000 di Kutuzov. I francesi hanno 214 battaglioni di fanteria, 317 squadroni di cavalleria, 587 pezzi d'artiglieria. Il rumore del cannone. Una grande gioia per i francesi e uno strano sollievo, perché questa volta sono sicuri che i russi non se ne sono andati. I 2 eserciti combattono in 2 punti particolarmente strategici: il villaggio di Borodino, che sorge sulla strada per Mosca, e la ridotta Shevardino, elemento essenziale della linea di difesa russa. In meno di 2 ore si contano più di 10.000 uomini feriti o uccisi. Preludio sanguinario alla battaglia principale, questo attacco consente alla Grande Armée di misurarsi con la resistenza dei russi. Anche i feriti, invece di chiedere aiuto, rifiutano di arrendersi e sembrano decisi a morire sul posto. Ma il loro coraggio non basta. I francesi conquistano la ridotta di Shevardino. Nonostante le pesanti perdite, la prima fase del piano di Napoleone è un successo. Ogni esercito cura le proprie ferite. Da parte russa si rinforzano le linee di difesa e soprattutto le ridotte Rajewski e Bagration. Kutuzov organizza una processione solenne con la Vergine di Smolensk. Come i suoi compagni, Panfil Nazarov implora la protezione divina, mentre pensa ai suoi cari, a ciò che non si è potuto dire perché bisogna essere pronti a morire per Dio, lo zar e la Santa Russia. Ma
Mai i russi hanno pregato con un fervore pari a quello di oggi, scrive il poeta Glinka. In queste ore i nostri cuori e le nostre anime conversano in segreto con la divinità. Mentre il nemico si affida a Dio, la grande armée, che non ha mai perso la fiducia in Napoleone, aspetta l'indomani con impazienza. L'imperatore ha dormito male. Colincourt, grazie. È andato a letto alle 3 di mattina, preoccupato che i russi si volatilizzino di nuovo. Ma uscendo dalla tenda recupera la sicurezza. Le prime luci dell'alba gli ricordano il sole di Austerlitz. La sera prima ha ridefinito il piano di battaglia. Vuole abbattere il fianco sud delle forze nemiche, attaccare le pericolose fortificazioni erette dai russi, in particolare la grande ridotta di Rajevskij. La guardia imperiale si terrà in disparte, pronta a intervenire in caso di necessità. Soldati, ecco la battaglia che avete tanto desiderato. Ormai la vittoria dipende da voi. Ci è necessaria. Vi darà abbondanza, caserme comode e un rapido ritorno in patria. Comportatevi come ad Austerlitz e che i posteri citino con orgoglio la vostra condotta. Che si dica di voi, lui c'era. Per 10 ore gli eserciti combattono su un piano di parità. Si dimentica la paura sotto un diluvio di pallottole, cannonate e granate e ci si accorge a malapena dei compagni che cadono, fulminati a bruciapelo. I russi la chiameranno la battaglia di Borodino, i francesi parleranno della Moscova. Le posizioni vengono conquistate, perdute, riprese e perse di nuovo. Adesso il secondo corpo di cavalleria del generale Monbrun deve caricare a destra della ridotta Rajevskij. Monbrun cerca la posizione ideale per attaccare, parte a cavallo in ricognizione, ma sfortunatamente una cannonata gli sfonda il petto. Napoleone decide di mettere al suo posto Auguste de Caulaincourt, il fratello di Armand de Caulaincourt. La fanteria russa, destabilizzata dalla ferita mortale del generale Bagration, si riprende e raddoppia gli sforzi per recuperare il terreno perso. Gli attori di questa carneficina parlano di un inferno, di un cielo che brucia, dell'apocalisse, di cannoni che vomitano morte. Caulaincourt ha un terribile presentimento. Alle 15, suo fratello Auguste, a capo del 5° reggimento di corazzati, sostenuto da 2 divisioni e da 2 battaglioni di fanteria, prende d'assalto la grande ridotta Rajevskij. I russi devono battere in ritirata. I feriti implorano di essere uccisi per porre fine al dolore terribile. I russi hanno abbandonato le loro posizioni, ma il loro esercito non è stato distrutto. La battaglia è stata spaventosa, infernale, ma perché ci sia un vincitore, deve esserci un vinto. Penso che sia molto difficile valutare il risultato della battaglia di Borodino, perché sia Napoleone che Kutuzov si sono posti degli obiettivi e nessuno dei due li ha raggiunti. L'obiettivo di Napoleone era sconfiggere totalmente l'armata russa, mentre l'obiettivo di Kutuzov era bloccare i francesi e proteggere Mosca. Cosa significa in quell'epoca vincere una battaglia? Si considera vincitore l'esercito rimasto padrone del campo di battaglia. Sulla battaglia della Moscova non ci sono dubbi, perché i russi ripiegano e l'armata francese resta padrona del terreno. Quindi Napoleone ha vinto la battaglia della Moscova. Ma è anche vero che sul piano strategico la battaglia della Moscova contribuisce a un indebolimento supplementare della Grande Armée. Ed è per questo che i russi la rivendicano come una vittoria. Si potrebbero mettere tutti d'accordo dicendo che i francesi hanno vinto la battaglia della Moscova e che i russi non hanno perso la battaglia di Borodino. Un
Una vittoria deludente per Napoleone e con una notevole perdita di vite umane. Ma la guardia imperiale e l'élite della Grande Armée era rimasta in disparte. Il sergente Burgoyne aveva vissuto la battaglia da lontano, diversamente da tanti suoi compatrioti che si erano ritrovati in prima linea. Prudente, forse troppo, Napoleone non aveva voluto correre il rischio di indebolire la sua guardia. Eppure, se avesse lanciato Burgoyne e i suoi uomini nella mischia, la vittoria avrebbe potuto essere più netta. Avrebbero potuto essere salvate delle vite. Forse i compagni di Burgoyne sarebbero tornati a casa sani e salvi. Tanti eroi, soldati, ufficiali, generali. Caulaincourt non dimenticherà mai questo giorno funesto. «Trionferemo o mi farò uccidere», gli aveva confidato Auguste, coraggioso e impetuoso, prima di guidare l'assalto vittorioso contro la Grande Ridotta. Per Napoleone, la Francia aveva perso uno dei suoi migliori ufficiali. Caulaincourt perdeva suo fratello, il suo migliore amico. Aveva 35 anni. Alla fine di questa giornata terribile, sono state sparate 120.000 cannonate e 300.000 cartucce, con un bilancio spaventoso. Da parte russa 45.000 morti, feriti o dispersi, più di un terzo degli effettivi arruolati. Napoleone ha perso 28.000 uomini. L'ecatombe rivela i limiti dei servizi di soccorso. Molti feriti restano sul campo di battaglia senza che nessuno li aiuti. Nella Grande Armée ci sono solo un medico e un farmacista ogni 600 soldati. 45 chirurghi curano indifferentemente le migliaia di vittime di entrambi gli schieramenti. Si amputa una gamba in meno di 4 minuti. 10.000 feriti, impossibili da curare, verranno sistemati nei villaggi circostanti, dove la maggior parte morirà. Napoleone ha intenzione di riprendere le ostilità l'indomani, ma Kutuzov deciderà diversamente. Perché Kutuzov non ha continuato la battaglia all'indomani come aveva promesso? Alla fine dello scontro aveva dato l'ordine di attaccare le truppe francesi già il giorno dopo. Ma più tardi, durante la notte, ha impartito un ordine opposto: ritirarsi. La cosa più probabile è che nel frattempo abbia ricevuto delle informazioni sulle perdite dell'armata russa. E quelle perdite erano terrificanti. Alla presenza dei suoi generali, Kutuzov soppesa a lungo i pro e i contro di una nuova battaglia per ammettere alla fine che le sue truppe non sono in grado di bloccare Napoleone e che dunque conviene preservarle e dargli il tempo di riprendersi. ...420.000 soldati avevano guadato il Niemen 3 mesi prima. Ne resta solo la metà. Venivano dalla Francia, dalla Spagna o dall'Italia. Avevano percorso più di 4.000 chilometri. Avevano varcato le Alpi, i Pirenei, attraversato la Germania, la Polonia e la Russia occidentale. Credevano di potersi finalmente riposare. Napoleone resta convinto che l'arrivo della Grande Armée alle porte di Mosca sarà il colpo di grazia che costringerà Alessandro a negoziare. Dal diario del sergente Burgoyne. Dopo aver attraversato una grande foresta, vedemmo finalmente Mosca. E in momenti simili si dimentica tutto, i pericoli, la fatica, i compagni scomparsi.
Ormai conta una cosa sola: il piacere di entrare nella città promessa. Ma Napoleone, che sognava un ingresso da conquistatore come a Vienna e a Berlino, scopre che Mosca è stata abbandonata e che nessun notabile verrà a consegnargli le chiavi della città. Sono rimasti solo 10.000 dei 260.000 moscoviti e solo perché non hanno avuto il tempo o i mezzi per fuggire. Napoleone si insedia al Cremlino con la sua guardia e i servizi di intendenza. I suoi generali occupano le sontuose dimore dei nobili. A che punto sono le divisioni? Sire, sono scoppiati degli incendi in ogni parte della città. Sembra che siano i russi che... No, non ci credo. Questi barbari non sono comunque così pazzi da distruggere Mosca. Non ci sono pompe antincendio, le hanno portate via tutte. Bene, ricercate gli incendiari e che siano impiccati sul posto. All'inizio si pensa che gli incendi siano accidentali, provocati da soldati ubriachi impegnati a festeggiare la loro prima notte a Mosca. Насыпай порох, сейчас все подорвем. Ma bisogna arrendersi all'evidenza. Gli incendi non sono accidentali. Decine di piromani sono disseminati in città. Chi sono? E chi gli ha dato l'ordine di compiere questo gigantesco auto da fè? Alto là! Prendili! C'è qualcuno? Sergente, mi sa che siamo incappati in un tesoro. Non farti prendere dall'entusiasmo. A terra! Kutuzov ha scelto di abbandonare Mosca per evitare un altro scontro e per permettere al suo esercito di riorganizzarsi. Ecco perché il governatore generale della città, il conte Rostopchin, abbandonato a se stesso, ha ordinato a dei pregiudicati di dare alle fiamme i depositi, i magazzini, i palazzi. All'invasore non bisogna lasciare niente. Ci siete tutti? Sì, sergente. Dal diario del sergente Burgogne. Al momento dell'esplosione credevamo di morire sepolti dalle macerie. I russi avevano deciso di usare qualsiasi mezzo per distruggerci. Siete ferito, sergente? Non è niente. Dove siamo? Non lo so, ma è qui che dobbiamo accamparci. Non sei abbastanza bello e profumato per dormire in un bel palazzo. Sergente, venite a vedere. Cosa ne facciamo, sergente? Lo prendiamo. Attenzione! Sta crollando tutto. Dobbiamo fuggire. Forza! Il pericolo è ovunque. La grande armée di Napoleone è caduta in una trappola di fuoco. Accerchiata dalle fiamme, accecata, continua comunque a sognare la vittoria.